Dobbiamo proseguire con, faremo la costruzione di N e Q la mattina, quindi scusate, Z e Q, quindi dei numeri interi e dei numeri razionali, tramite due relazioni di equivalenza, e poi invece pomeriggio faremo esercizi come al solito, e se ce la facciamo la mattina vediamo anche un po' quali sono tutte le proprietà di Q, non solo come insieme ma anche come campo, una struttura algebrica, vedremo così. Ok, ora noi ci eravamo lasciati con il concetto di relazione di equivalenza, era una delle ultime cose che avevamo fatto. Allora consideriamo questo insieme qua, prendiamo come insieme x n cartesiano n, ok? Allora, chi è un elemento di x? Un elemento di x è una coppia mn, dove m ed n appartengono ad n. Vi ricordo, per quello che diciamo abbiamo scelto all'inizio, i numeri naturali per noi partono da 1. Ok, una coppia ordinata di numeri naturali. Su questa coppia, su questo insieme, noi introduciamo la seguente relazione di equivalenza. Diremo che la coppia MN è equivalente, uso questo simbolo, spesso quando si usa una relazione di equivalenza invece scrivere si usa il circonflesso, ok? Allora chiamiamola M'N', è equivalente a M'N'. Prendiamo due coppie, per distinguere ci mettiamo un apice e due apici, se e solo se per definizione m' più n secondo è uguale a m secondo più n. Allora, che questa sia una relazione di equivalenza è facile da dimostrare. Non so se accennerò qualcosa, ma si può fare anche per esercizio, non è una cosa difficile da dimostrare. Altrettanto, diciamo, facile da dimostrare, però mi pare che non l'abbiamo fatto l'altra volta, è che se ho una relazione di equivalenza, l'insieme di partenza viene suddiviso in classi di equivalenza, l'ho detto. Le classi di equivalenza sono a due disgiunte, non si sovrappongono, insomma, e costituiscono una partizione dell'insieme di partenza. Allora, io mi vorrei concentrare sul capire quali sono le classi di equivalenza indotte da questa relazione di equivalenza qui. Quindi diciamo, andiamo prima sul pratico, poi eventualmente andiamo a, diciamo, a mettere a posto qualche cosa che ci deve essere messa a posto dal punto di vista dei nostri lavori. Allora, andiamo a rappresentare i nostri elementi dell'insieme. Allora, gli elementi dell'insieme li possiamo disegnare come tanti punti, però abbiamo bisogno di un piano per disegnare. Diciamo un piano cartesiano. I nostri punti sono contenuti in questa specie di quadrante infinito che non coincide col primo quadrante del piano perché, ripeto, per noi n parte da 1. Quindi, per esempio, questo punto è il punto di coordinate 1, 1 ed è un elemento dell'insieme. Questo punto qui sarà il punto di coordinate 3, 2. Vedete? Per ora questa è una, siccome diciamo, è soltanto una cosa intuitiva, se vogliamo, poi alla fine la dimostrazione non è questa, però vogliamo capire
come rappresentare queste coppie e quali sono le classi di equivalenza. Allora io dico, una coppia è data da una coppia di numeri interi positivi, naturali, da 1 in poi. Allora, la prima coppia avrà tutte e due le coordinate più basse possibili, 1, 1, poi se incremento la prima coordinata avrò 2, 1, se incremento la seconda avrò 1, 2, ok? E così via. Naturalmente posso continuare a disegnare le altre. Diciamo, in qualche modo è un po' scomodo enunciare correttamente il tutto, perché si fa riferimento a, se io dico per esempio numeri interi positivi, no, sto facendo riferimento a un concetto che ancora devo definire, io sto andando a costruire gli interi. Okay. So che esistono i naturali perché, diciamo, noi per assioma abbiamo detto che esiste un insieme con quei quattro, che soddisfa quelle quattro regole lì, gli assiomi di Peano. Gli elementi li chiamo 1, 2, 3, eccetera, eccetera. E a questo punto invece gli interi li voglio costruire. Allora, vediamo un po'. Ditemi delle coppie equivalenti a 3, 2. Adesso dobbiamo andare a prendere un esame della nostra relazione di equivalenza. 1, 4, allora io che cosa devo fare? Devo fare le somme in croce, no? Devo fare la somma di questi qua interni, la somma di questi qua esterni e vedere se sono uguali. Se ci metto 1, 4 accanto a 3, 2, eh? 2 più 1 fa 3, 3 più 4 fa 6. 4, 3. Ah, 4, 3 va meglio. 4, 3, 6 e 6. E un'altra? 5, 4, lavora bene. 2? 2 più 2? 2, 1. 3 più 1 fa 4, 2 più 2 fa 4. Ok? Beh, non è difficile capire che tutti gli elementi della classe di equivalenza sono quelli che stanno su questa diagonale. Se il disegno fosse fatto bene. Chiaro? Quindi 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, così. Gli altri no, appena mi vado fuori da questa diagonale le cose non funzionano. Prendiamone questo elemento qua, chi è? No, 2, 4. Perché partiamo da 1. Adesso, quali sono altre coppie equivalenti a 1? 3, 5, 3, 5, vedete, 5 più 2 fa 7 e 4 più 3 fa 7. Un'altra? 1, 3. Quindi anche qui sono quelli che stanno su questa diagonale, su questa retta obliqua, parallela a quella di prima, se il disegno fosse fatto bene. Ok. E quindi come sono fatte tutte le classi di equivalenza? Ciascuna classe di equivalenza sono i numeri che stanno, diciamo, se voglio determinare una classe di equivalenza traccio tutte queste rette parallele e tutti i punti che hanno coordinate naturali stanno su una di queste rette parallele, e costituiscono una classe di equivalenza. Ogni, diciamo, tutti i punti che stanno su una di queste semirette oblique costituiscono una classe di equivalenza. Ecco, allora chi è Z? Z per non confonderci con i simboli N grande, Z grande, Q grande, vedremo anche per i razionali, Q maiuscola, insomma, noi usiamo queste lettere latine, però siccome non vogliamo
sacrificare un'intera diciamo, una lettera solo per indicare questo insieme, usiamo raddoppiare un tratto del grafico della lettera, per esempio qui la N e qui la Z, e usiamo questo simbolo per indicare i naturali oppure gli interi. Chi è Z? In questo modo potremmo continuare a usare la Z maiuscola per altre cose. Z è quello che si chiama N, cartesiano N, modulo la nostra relazione di equivalenza. Cioè, si chiama insieme quoziente modulo la relazione di equivalenza. Sarebbe a dire, prendete una classe di equivalenza, questo non è un punto ma è un sottoinsieme dell'insieme di partenza, riguardate diciamo questo sottoinsieme come se fosse un punto. Ovviamente, se lo voglio guardare come se fosse un punto, devo costruire un nuovo insieme. Un nuovo insieme in cui ci sia un punto per ogni classe di equivalenza. Un elemento, diciamo, per essere più precisi, per ogni classe di equivalenza. Ecco, allora, come li vogliamo chiamare questi elementi? Allora, io dico, per esempio, prendiamo questa classe di equivalenza, come la chiameremo? Allora, lo metto qua il nome così non si confonde. Come la chiameremo? Io dico che la chiameremo... Il nome della regola. Gli dobbiamo dare un nome, no? Se la vogliamo chiamare come elementi in un nuovo insieme, dobbiamo dare un nome. Questo nome sarà 1. Questo nome qui sarà 2, questo sarà 3, questo sarà 4, così via. E qua darò degli altri nomi, 0, meno 1, meno 2, e così via. Devo capire perché ho dato questi nomi. Beh, qua è facile, qui è facile, anzi anche qua è facile, perché sebbene i numeri naturali li abbia fatti partire da 1, lo 0 all'elementare si studia. Se faccio la differenza di due numeri, la differenza si può fare se diciamo il minuendo è maggiore della stessa parte, no? E quindi 3 meno 2 quanto fa? 1. 4 meno 3? 1. 5 meno 4? 1. E così via. Quindi noi abbiamo trovato un modo di mettere, raggruppare insieme, mettere nella stessa classe di equivalenza tutte le coppie in cui la differenza tra il primo, tra l'elemento di sinistra e quello di destra fa 1. Qua, se vedete, fa 2, qua fa 3, qua fa 4. Il problema è che ci sono anche coppie in cui quello di destra è uguale o più grande di quello di sinistra. E come lo vogliamo chiamare? Quelle in cui i due numeri sono uguali dobbiamo introdurre un simbolo speciale, lo chiamiamo 0. Le altre, diciamo, se io scambiassi i termini la differenza farebbe 2, allora ci metto 2 e poi ci metto un simbolo per dire che... No, non mettiamo in mezzo cose che non sono state assolutamente... di cui non ho parlato. Ci sto mettendo un simbolo per dire che non è la differenza questo meno questo che... non è questo meno questo che fa 2, ma è questo meno questo che fa 2. No? Tra l'altro ha anche una storia il segno meno. Il segno meno, sapete da dove viene? Viene dal commercio di casse di alcolici, qualcosa del genere. Era che quando scaricavano queste casse, mi pare c'era già, stata già scoperta l'America,
quando scaricavano queste casse, se diciamo mancavano diciamo delle bottiglie rispetto a quelle che c'erano state nella cassa, ci mettevano il numero e ci mettevano una barra sopra per dire che mancavano, non che c'erano in più, no? Beh, è il concetto di credito e di debito, no? Anche molte migliaia di anni prima, anche quando erano tutti soltanto agricoltori e allevatori, è chiaro che avere tre mucche di credito è un conto, avere tre mucche di debito è un altro conto. Qui ci metto un segno per differenziare le due cose. La storia del segno meno, se lo andate a cercare, dovrebbe partire da questo evento qua, e che poi dopo è passato. Quindi è una storia, tutto sommato, non è antichissima. Distinguere il debito dal credito non si faceva col segno meno, si faceva magari con due colonne, dare a verde. Per quello che ne so io, poi magari se così non è, lo direi. Ok. Allora, il problema qual è? Il problema... io gli elementi li posso chiamare come mi pare. Naturalmente la cosa che ho taciuto fino ad ora, ma comincia a essere il caso di diciamo di parlarne, e il problema è che cosa ci faccio con questi elementi. Allora, quello che ci facciamo noi, almeno alle elementari, sono le quattro operazioni. Questo l'ho già accennato almeno una volta. Però fino a quando avevamo i numeri naturali, che operazioni potevamo fare? Potevamo fare la somma, potevamo fare la differenza solo in certi casi, potevamo fare il prodotto e potevamo fare la divisione col resto. Queste erano le operazioni che potevate fare. Ovviamente queste operazioni godono di certe proprietà. Adesso cominciamo a elencare, adesso che abbiamo z, cosa possiamo fare? Quando vi viene introdotto z? Mentre le frazioni vengono introdotte in quarta elementare, tipicamente. Terza, dicono qualcosa, ma in quarta elementare, sostanzialmente. Il programma di quarta. I numeri interi, quando vi vengono presentati? Le avete viste, queste rette diagonali? Quando le avete viste? Solo che viene fatto di sfuggita, e quindi non me lo ricordate. Ci sta su di che classe? Prima media. In prima media io ho fatto questo discorso. Adesso cosa possiamo fare? La somma la possiamo fare sempre, poi possiamo fare sempre anche la sottrazione. Invece per quanto riguarda la divisione abbiamo sempre lo stesso problema, perché 27 diviso 5 non è cambiato niente, faceva 5 con il resto di 2 e continua a fare 5 con il resto di 2 se non ricorriamo alle frazioni. Chiaro? Ok, allora andiamo a vedere quali sono le proprietà di z. Allora, z, noi abbiamo due operazioni, mettiamo più e per. Quindi non è più l'insieme e basta, è l'insieme con una struttura sopra. Che cos'è l'operazione di somma? L'operazione di somma, come non sto a definire la somma, spero che la sappiate fare, sto soltanto vedendo quali sono le proprietà essenziali della somma. Chiaro? Allora, che cos'è questa operazione? Non è altro che una funzione che va, o un'operazione, si chiama meglio, perché prende una coppia di numeri interi che ad essa associa un nuovo numero intero. Quindi si chiama operazione interna. Prendo due elementi dell'insieme, faccio una certa operazione e significa cacciare fuori un nuovo elemento dell'insieme. Quindi una funzione che va dal prodotto cartesiano nell'insieme stesso, prodotto cartesiano insieme con se stesso nell'insieme stesso, si chiama operazione. Operazione binaria, perché ha due termini. È chiaro fino a qui? Come si fa
operativamente se devo fare meno 5 più, diciamo, più 7, cosa si fa? 2, perché? Perché si prende, stavolta si tolgono i segni, si prende quello più grande, 7, e siccome i segni sono discordi, uno è più e uno è meno, si prende quello più grande e si toglie quello più piccolo. Poi, se davanti, e poi ci si mette davanti il segno di quello più grande. In questo caso il segno di quello più grande è più, quindi si fa 7 meno 5 e viene 2. Se facevo 5 più meno 7, che è sempre un numero intero, stavolta fa meno 2. E devo fare sempre 7 meno 5. Poi se faccio meno 2 più meno 3, fa meno 5. Stavolta i segni sono concordi, cioè sono tutti e due negativi. Allora si fa la somma, non la sottrazione, e poi si mette il segno di quelli, diciamo, di tutti e due. Vabbè, quindi questo è proprio per ripassare, non potete dire che non lo fa. Allora, quali sono le proprietà di questa operazione? Quindi, per prima cosa, è un'operazione, si chiama operazione interna. Che gode di certe proprietà? Prima proprietà: esiste un elemento che si chiama elemento neutro della somma, tale che m più 0 uguale 0 più m uguale m per ogni m appartenente a 0. Seconda proprietà, probabilmente nei libri trovate al contrario, trovate questa, la seconda prima, la prima. L'operazione è associativa, cioè m più n più p è uguale a m più n più p. Per ogni m, n più appartenente. Terza proprietà, per ogni m appartenente a z esiste un elemento che si indica con meno m, detto opposto, tale che m più meno m è uguale a meno m più m uguale a 0. 0 sappiamo chi è, l'elemento neutro. Poi c'è una quarta proprietà che metto da parte, che è quella che più si ricorda. Se uno chiede una proprietà dell'addizione, risponde sempre questa. Ok? Proprietà commutativa.
Guardate bene, abbiamo anche la moltiplicazione, però della moltiplicazione non abbiamo ancora parlato. Fermiamoci un attimo qua. Se ci limitassimo ai numeri naturali, quali proprietà perderemmo? La terza sicuro. Per come l'ho messo io anche la prima, perché parte da 1. Però se li vogliamo far partire da 0, l'elemento neutro ci sarà. La seconda no, e la quarta no. Un'altra cosa, ho nominato io la sottrazione? Lo farò più tardi? No, se non per dire che la sottrazione che cos'è? È la somma, m meno n sarà m sommato all'opposto di n. Quindi non esiste, in realtà l'operazione è una sola, è la somma. Il problema è se posso fare l'opposto o non posso fare l'opposto. Se posso fare l'opposto, definisco la sottrazione come la somma con l'opposto. In n no, perché lo devo fare a parte, no? Perché non ho l'opposto, quindi devo dire come si fa la sottrazione. Ma in z non faccio altro che dire fai l'opposto del secondo elemento, poi fai la somma. È chiaro che operativamente, però, diciamo, l'algoritmo cambia, eh? Ok, perché poi quando siamo andati a vedere l'algoritmo si prendeva, si toglievano i segni, poi si prendeva quello più grande, se i segni erano discordi ci si toglieva quello più piccolo, quindi si ricorreva alla sottrazione con i numeri naturali, insomma, come algoritmo. Però da un punto di vista concettuale non è altro che la somma. Ok, allora, siccome allora queste non sono proprietà caratteristiche della somma, cioè ci possono essere altre operazioni su altri insiemi che godono le stesse proprietà. Ok? Tuttavia sono le proprietà essenziali e notevoli del, cioè tutte le altre proprietà che noi usiamo della somma possono essere derivate da queste. Quindi a questo tipo di struttura si dà un nome. Quando su un insieme c'è un'operazione interna, quindi comunque se ho un insieme x, deve essere un'operazione da x cartesiana x a valore x, che gode di queste tre proprietà, quindi questo è solo un esempio, non è che qui, anzi, qui, perché comunque deve essere un'operazione interna, si parla di, diciamo, in questo caso, in questo esempio si dice che z con l'operazione di somma è un gruppo. Allora, quale può essere un altro esempio di gruppo che non c'entra niente con questo? Se volete un altro esempio di gruppo che non c'entra niente con questo, potete prendere, per esempio, cioè, avete mai giocato col cubo di Rubik? O con, basta anche più banalmente il gioco del 15. Il gioco del 15 è una specie di tastierina dove ci sono dei tasselli, un quadrato dove ci sono dei tasselli che hanno i numeri che vanno da 1 a 15 sopra, inizia da 1 e qua c'è un tassello un posto fuori che permette di scorrere, si possono mischiare. Allora, sia l'uno che l'altro, più o meno il concetto è lo stesso. Tu hai tutte le configurazioni possibili che puoi raggiungere manovrando questo oggetto. E quelli sono gli elementi del tuo insieme. L'operazione qual è? È, diciamo, in realtà una permutazione, però non una permutazione qualunque, ma una permutazione conservativa. Cioè, questo qua chiamiamolo figurativamente 16. Quando io, diciamo, sposto 15 in questa posizione qua, che cosa succede? Che la casella vuota passa a sinistra e questo passa a destra. Quindi il numero 16, o questo numero, chiamiamolo come, mettiamo in un simbolo particolare, ha la proprietà che può essere scambiato con quelli adiacenti in alto
in basso, a sinistra, a destra, sempre all'interno del quadrato. Così come il cubo di Rubik che ha dei vincoli meccanici, però voi potete spostare tra di loro alcuni cubetti, cioè non potete mai mandare un cubetto che sta su un vertice su un cubetto che sta su uno spigolo, quello non potrà mai succedere, però potete far ruotare per esempio tutta la faccia di sotto, oppure potete far ruotare diciamo la corona centrale, così. Questo tipo che cos'è? Questa cosa che cos'è? Un'operazione interna, cioè partite da una configurazione e andate su un'altra configurazione. In questo caso diciamo cosa potete fare? Quindi scusate, nell'insieme di tutte le possibili operazioni che potete fare, cioè degli scambi consentiti, delle permutazioni consentite, non è quella l'operazione, ma è il prodotto di composizione. Cioè io prendo le configurazioni, prendo i possibili scambi che posso fare tra una configurazione e l'altra, questi scambi li posso fare uno dopo l'altro, cioè queste azioni le posso fare uno dopo l'altra. Per esempio, sul cubo di Rubik faccio girare prima la corona centrale e poi la corona centrale verticale, ok? E quello è come fare, in questo caso noi avevamo una somma, là è un altro tipo di operazione, è un'operazione associativa? Sì, perché se io diciamo faccio delle operazioni in sequenza, o la sequenza la spacchetto in un modo o la spacchetto in un altro modo, il risultato sarà sempre lo stesso. Qual è l'operazione opposta? Se io faccio girare la corona centrale verso destra, l'operazione opposta è quella che la fa girare verso sinistra. Esiste l'operazione neutra? Sì, è quella quando non faccio niente. In questo caso è l'elemento neutro dell'azione neutra, perché se no ci confondiamo. Ecco, quell'esempio di gruppo però non è commutativo, perché se io prendo la corona centrale, la faccio girare verso destra, poi prendo la corona verticale, la faccio girare in avanti, oppure faccio le due operazioni diciamo in ordine inverso, il risultato cambia. Questo è il motivo per cui la commutatività viene tenuta a parte. Perché non in tutti i gruppi diciamo c'è la commutatività, ma d'altro canto in una trasmissione televisiva, mi ricordo, Tullio Regge faceva questo esempio, professore di fisica, c'avete una colonna davanti, allora se voi fate un passo a destra e un passo avanti va tutto bene, se fate un passo davanti ci battete in fronte alla colonna e diciamo il risultato non è esattamente lo stesso. Volendo, diciamo, un esempio che si ricorda forse ancora meglio è tutti la mattina si infilano le mutande e poi si infilano magari i pantaloni. Provate a commutare le due azioni e vedere quello che andate in giro e vedere quello che succede. Quindi non tutto è commutativo, chiaro? Nel caso di Z con questa cooperazione di somma, insomma, si parla, siccome c'è anche la commutatività, si parla di gruppo abeliano. Abeliano o gruppo commutativo? Abeliano viene in onore di Abel, che era un matematico norvegese che è morto a 27 anni, però aveva già avuto modo di fare parecchie cose. Poi lo rincontreremo quando parliamo di equazioni algebriche. Ok? Quindi non è una struttura, diciamo, che esiste solo questa con queste proprietà, ce ne sono tanti di insiemi con delle operazioni che costituiscono dei gruppi, anche dei gruppi abeliani. Però a noi interessa questo, perché questo ce l'hanno insegnato fin da piccolo, ci hanno fatto sbattere un sacco di anni per fare addizioni, sottrazioni, divisioni. Moltiplicazioni, ci sarà un motivo. Quali sono le proprietà essenziali finora dell'addizione? Z, esistenza, diciamo, è un'operazione interna, è associativa, esiste l'elemento opposto, esiste l'elemento neutro.
sistema indonesio, sistema indonesio. Poi è commutativo. Basta. Tutte le altre proprietà dell'addizione si ricavano da questo. Quindi è il condensato delle proprietà dell'addizione. Poi, come operativamente e algoritmicamente si fa l'addizione, questo spero che lo sappiate. Ok, andiamo a vedere, aggiungere però il per e vedere come cambia il quadro. Sì, c'è ancora un po' più di 10 minuti, quindi. Allora, per quanto riguarda il per, come si indica la moltiplicazione? La moltiplicazione in genere si indica con un puntino, o a volte semplicemente giustapponendo gli elementi. No? È chiaro che se io metto vicino 5 e 7 leggo 57, quindi là ci devo mettere un puntino. Però se giustappongo A e B fa B. Nessuno metteva il puntino alle medie quando doveva fare l'espressione, perché era uno spreco, perché siccome non mettevamo un'incognita di nome AB, le incognite erano state 2, 3 nell'espressione, è chiaro che quando io mettevo vicino A e B intendevo A per B. Anche questa è un'operazione interna, quindi da Z, cartesiano Z, in allora, prima di tutto abbiamo una proprietà che la lega alla addizione. E questa proprietà è la distributività. A sinistra io ho tre elementi degli interi, dell'insieme degli interi, e devo fare il prodotto di uno per la somma degli altri due. Per adesso io non so che la moltiplicazione sia commutativa, quindi questo è il problema, perciò ne devo enunciare due volte. Se mettessi per prima cosa che la moltiplicazione è commutativa, qua potrei scriverne una sola di queste due, ma non conviene, perché e poi ci sarà il caso di altre operazioni che non sono commutative, allora è bene enunciarle in questo modo. Allora, questa operazione si dice che il prodotto è distributivo rispetto alla somma, sia a destra che a sinistra. Cioè, significa quello che sta scritto. Questa proprietà pure l'avete fatta appena avete fatto somma e prodotto. Questa addirittura secondo, probabilmente. Ok, elementare. Poi vogliamo considerare il prodotto senza diciamo di per sé, come operazione di per sé. Allora cerchiamo di imitare queste proprietà qua. Esiste un elemento neutro del prodotto? Esiste un elemento, anzi lo posso soltanto elemento neutro del prodotto tale che 1, elemento neutro del prodotto tale che m per 1 uguale 1 per m uguale m per ogni m.
dovremmo vedere è se la scrivo 7 ma dovevo scriverla prima. M per N per P è uguale ad M per N per P. Per ogni M, N per P. Quindi lì avevo 4 proprietà, poi qua ho una proprietà di collegamento 5. Adesso voglio andare ad esaminare quelle 4 proprietà e vedere se ci sono tutte qua. Le prime due sì, cioè proprietà associativa e l'esistenza dell'elemento neutro. Allora, andrebbero, ecco, fatemi mettere qua 6 e qua 7. Perché? Perché queste sono proprietà di struttura, questa di collegamento tra le due operazioni, questa è una proprietà dell'operazione produttiva. Qua invece stiamo dicendo che ci sta l'elemento neutro. L'elemento neutro potrebbe non esserci, per esempio, se io considerassi soltanto i numeri interi pari. Se io considerassi soltanto i numeri interi pari, se andate a fare a farci caso, le proprietà fino a 6 varrebbero tutte 6. Ok? La 7 no, perché 1 non ci sta perché è disponibile. Quando dico numeri interi pari intendo dire 0, 2, 4, ma anche meno 2, meno 4, meno 6. Quindi c'è un ordine, diciamo, c'è un motivo perché sono state enunciate in quest'ordine. Infatti, se io aggiungo la proprietà 5 e 6, il gruppo si chiama, non si chiama più gruppo e basta, si chiama anello. Questa è la terminologia matematica. C'è un famoso teorema di matematica che sostanzialmente dice che un anello è un campo se solo se tutti i suoi ideali sono banali. Ma insomma, il problema è dare la definizione di tutti questi concetti. Comunque, no, questo non ci riguarda. Quindi, se io aggiungo fino alla 6, si parla di anello. Fino alla 7, scrivo fino alla 7 perché le ho messe in ordine 6 e 7 in ordine inverso, quindi Z con più e con per si chiama anello con identità. Identità sarebbe l'elemento neutro della somma, nel nostro caso è 1. Chiaro? Se andiamo a scrivere la 8, quale dovrebbe essere? Per analogia con la 4, con la 3, elemento equivalente. Ok, noi vorremmo, come prima volevamo un elemento che sommato ad m dava l'elemento neutro 0, adesso dato m vorremmo un elemento che moltiplicato per m dia 1. Ci sta? Aspetta, il reciproco dove sta? Non sta in z, tranne quali sono gli elementi di z che hanno il reciproco in 0? 1? 0 non ce l'avrà mai. Meno 1. Gli elementi, gli uni, se andiamo a cercare un elemento che poi chiameremo reciproco, che fa l'analogo di questa cosa qui, cioè m per quell'elemento deve fare 1, gli unici elementi di z che hanno questo reciproco sono 1, che è reciproco che fa 1, e meno 1, che è reciproco che fa meno 1. Gli altri no. Quindi la proprietà 8, come dire, ci rimane in canna. Questo colpo da sparare non lo possiamo sparare perché questa proprietà non c'è. Non solo, però possiamo anche osservare che lo 0, l'elemento neutro della somma, non avrà mai il reciproco,
perché 0 per qualunque numero fa 0. Lo sapreste dimostrare? Questa cosa si può dimostrare. Allora, 0 più 0 fa 0. Questa è la proprietà, l'elemento neutro non altera. Ok? Ah, moltiplichiamo, siccome questi numeri sono uguali, moltiplicandoli per m, rimangono uguali. È l'operazione con gli stessi termini, quindi deve dare lo stesso risultato. Proprietà distributiva, qua viene 0 per m più 0 per m. Ora, questo elemento non mi interessa quanto fa. Sommiamo, quindi riscriviamo qua 0 per m più 0 per m. Va bene? Questo è bene. Adesso sommiamo l'opposto di 0 per m. Quindi 0 per m più 0 per m più l'opposto di 0 per m uguale 0 per m più l'opposto di 0. Ora questo qui da 0 perché è la somma di un numero con il suo opposto. Questo qua invece 1. Adesso qui avete questo elemento più 0 e quindi rimane 0 per m. Quindi a sinistra è venuto 0 per m, a destra è venuto 0. Non è che mi metterò ad ammorbarvi con tutte queste dimostrazioni diciamo elementari. Spero che l'operatività di somma e prodotto la conosciate. Però per farvi capire che quelle sono le proprietà fondamentali, il resto si dimostra. Chiaro? Come proprietà. Bene, però la proprietà che noi vorremmo scrivere a 8 non la possiamo scrivere, il reciproco non c'è. E comunque non ci sarebbe anche in un insieme più grande, anche se noi volessimo allargare l'insieme come faremo, non ci sarà mai il reciproco di 0. Il reciproco di 0 non ci sarà mai, perché 0 è qualunque cosa. Quindi non potrà mai fare 1. Oh, questo fatto è così deve essere. Quando andremo a fare il reciproco, sarà il reciproco di tutti gli elementi diversi da 0. Invece, la proprietà 8 la lascio non perché non vale, che enuncio invece la proprietà 9. La proprietà 9 mi dice che questo anello con identità è commutativo, cioè la moltiplicazione è commutativa. Quindi l'ho fatto non velocemente, l'ho fatto molto lentamente tutta questa cosa, perché diciamo è importante, va vista. Ci dovete mettere la dovuta attenzione, ok? Però, allora, perché l'ho fatto lentamente? Certe volte se in macchina vai abbastanza, una natura abbastanza sostenuta, ti accorgi che poi dovevi svoltare prima, soprattutto in città. Ti conviene andare piano, perché se vai piano, magari fai tutto quello che devi fare, alla fine arrivi prima, perché non manchi le opportunità che per seguire giustamente il tuo percorso. E anche qua la stessa cosa, però lo devi seguire il percorso. Questa cosa la ricorderò quando faremo un esercizio oggi pomeriggio. Voi sapete, dato un numero sotto forma di scrittura decimale con una parte periodica, lo sapete trasformare in una frazione?
Ah, c'era una regola, forse. L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto, ma te la ricordi? No, l'abbiamo fatto. Invece, vi farò l'esercizio. Dopo quell'esercizio, se lo seguite con la dovuta attenzione, non ve lo scorderete più finché campate. Perché non sarà da ricordare la regola, sarà da ricordare una cosa molto più semplice e molto più che si ricorda, dalla quale deriva facilmente quella regola. E vabbè, lo vediamo oggi. Non è importante. La cosa importante è che tutto quello che faccio non è casuale, ha un senso ben preciso. Però questo senso, per essere produttivo, deve essere sfruttato in un certo modo, quindi ci dovete mettere da parte vostra un certo tempo. Questo è il punto. Quindi non è che sto a perdere tempo, insomma. Va bene. Allora, vediamo che lo sono. Va bene. 5 minuti fa.